Nicolò, bravissimo, ottimo risultato. Questo regionale hai sfaltato tantissimi player e sei bravissimo, no? Quanto hai fatto? Ho fatto settimo posto facendo X pareggio sconfitta, ho perso contro un Grand Maju, Going First, Nibiru, Orochi, queste cose qua perché ho misplayato a game 3 e poi ho pareggiato contro Thunder perché non mi è salita la side, comunque è un matchup molto grind e quindi la prima la vinco ma dura 20 minuti e poi la seconda è durata altrettanto 20 minuti, ho perso perché stavo sotto di Thunder. Per il resto il mazzo ha girato come doveva girare, ho briccato 2-3 volte però alla fine i match li ho vinti, mi sono ammuccato 7 Nibiru, 3 Super Poli, 2 Evil, vabbè, però vabbè, comunque il mazzo non ci perde sempre da Nibiru, quindi ha funzionato. Ho voluto giocare Salamangreatz perché Orcus non mi piace che perda da Mono Entrap e poi comunque il Mirror Match è un bocco e quindi ho voluto giocare un altro mazzo. Come starter ho giocato Mono Debug, questa prima non mi piaceva, adesso sono tornato a giocarla perché nessuno gioca più Ogre, è molto più popolare Corvo DD e questa qua gioca benissimo attorno a Corvo. Poi vabbè, chiaramente Mono Gazzella, la seconda Gazzella, altre tre Gazzelle, tre di questo e tre di questo. Questi qua sono tutti gli starter del mazzo. Poi come extender, tre di questo, uno di questo, ciao Mario. E queste due. Queste sono, l'ho voluta giocare 2x perché insieme a molte altre carte che vedrete in 2x nel mazzo, perché comunque è una carta che da sola vista di prima mano non fa niente, quindi la gioco 2x così magari la pesco dopo di bufferlo se già ho una mezza giocata, e in più comunque vederne due in mano è super cancerogeno e vederla di primo turno non è sempre forte, tipo magari contro i mazzi combo ti aiuta a fare Apollusa e discorsi vari, ma contro i mazzi trappolosi vederla in mano di primo turno non è che ti cambia la partita più di tanto. Poi vabbè, rank 4 engine, ho giocato loro, due di lui nonostante gioco solo, cioè non gioco Desire, perché a parte che ci sono Corvo e Shark Cannon e poi comunque da solo è one card Wolf, quindi ti fa giocare sempre forte. E poi vabbè, la Mono che si deve giocare, Mono, questa è forte contro Rogue, questa è forte contro i mazzi da meta. Poi ho giocato Mono Upstart per la stabilità, tre Call by the Grave perché volevo giocare un'altra trappola oltre a quelle Salamangreatz che comunque diventano gialle appena ti fanno Nibiru, e questa andando prima è la trappola più forte del meta e in più dipende com'è, se hai mani scarse che perdono da Mono Entrap puoi anche usarla per levarti le Entrap. Da secondo la desidi sempre eccetto contro Orcus. Poi tre di questo che li ho voluti giocare per risciaffolare nel mazzo la terreno quando lo pescavo, che l'ho pescata tipo 2-3 volte, però alla fine me ne sono pentito perché comunque non ho mai beccato Sky Striker, ho beccato solo un Mirror Match e se non giochi Sky Striker o Mirror Match questa carta è fondamentalmente gialla e la desidi sempre, quindi penso che non la giocherò più perché in questo meta non mi piace, non serve. E poi come le altre, per le altre entrap, 3 Ash che è universale contro tutti, 3 Veiler e 3 Impermanence perché tanto Orcus è un mazzo di merda, perde da Mono Veiler, quindi gioco 6 Veiler. Poi per l'extra deck 3, 2, questo si deve giocare a 2 perché ti serve per salire sopra Nibiru, perché comunque se ti fanno Nibiru su di lui è una mano scarsa, poi devi fare il secondo per giocare magari al turno dopo, oppure se hai mani forti ne fai il primo, ti fanno Nibiru, fai il secondo e fai full combo. E inoltre è forte contro Thunder perché gli rimbalzi le cose, è buono per Nibiru contro Thunder. Per il resto solitamente uno basta se non ti fanno Nibiru. Mono di questa è insana contro Rogue. Mono di questa perché è broken, quando bricchi non te la possono spaccare altrimenti a di Gazzella. Mono di questa che è forte andando primo contro Thunder, è forte anche di turno 2 se vuoi giocare attorno a Nibiru e discorsi vari, comunque sempre buona. E in più visto che devo giocare Will, questa ti facilita pure la giocata con Will. E poi loro due come altre win condition, questo contro Orcus e mazzi che giocano in cimitero, e questo contro i mazzi going second oppure anche contro Thunder o mazzi Rogue X. Per la side 3 di questa perché Orcus meta, 3 di questa Sky Striker meta,
3 di questa perché non posso giocare 6 di quest'altra, è forte pure contro Pendulum. 3 di questa perché Going Second mi sembrava meglio di Pancratops e in più sto mazzo Suka da Thunder Dragon, quindi ti servono carte contro Thunder. E anche a Mirror Match è decente, non è mai male. E 3 di questa qua perché volevo altre 3 carte contro Thunder, visto che comunque sto mazzo non ha come levarsi campi tipo 2 colossi e un titano, perché è un mazzo di merda fondamentalmente. E quindi ho voluto giocare questa, però contro Thunder non mi sono salite nessuna delle due e quindi ho dovuto pareggiare. Ti dobbiamo ringraziare. O salutare. Ringraziamo Alberto che mi ha prestato l'impermanence. E il resto del team Flex che con cui ho testato e con cui abbiamo fatto il viaggio insieme. Ci siamo divertiti. E per il resto a posto così. Complimenti, ottimo risultato. Grazie.